Lucis in fundo. Poi, come sapete, il premio Scambio è nato come premio letterario, come premio di narrativa. Quest'anno la giuria, oltre al sottoscritto anche Simonetta Bartolini, che erano Bonetta, Antonio Del Giudice, Ruggero Marino e Luigi Saitta, ha individuato un volume molto particolare, è un volume di racconti, scritto da un narratore che peraltro è anche un docente universitario. Noi abbiamo scelto un libro, Arcanes, scritto da Valerio Massimo Manfredi, ha pubblicato almeno 15 volumi di questo tipo, ma è anche soggettista, è anche conduttore televisivo, anche saggista accademico e divulgativo, noto in tutto il mondo soprattutto per una trilogia dedicata a Alessandro Magno, pubblicata in 37 lingue. Grazie. Sì, penso che sostanzialmente esistano due tipi di libri, due generi, quelli buoni e quelli meno buoni o pessimi. E quindi diciamo che le ambientazioni o i temi o le strutture sono in qualche modo secondarie, non solo, ma io vorrei far presente che la narrazione epica è l'inizio della letteratura e della nostra testualità, cioè l'Odissea è il più grande romanzo che sia mai stato scritto in assoluto, secondo me, dopo non si è inventato nulla, e è perfetto, perfetto nella sua struttura. Io non ho mai creduto e non ci crederò mai che sia il frutto di una stratificazione casuale, di una moralità sparsa. Lì c'è l'opera di una singola mente che ha recuperato tutto il materiale, l'ha strutturato fortemente e ne ha fatto un pilastro della letteratura mondiale. Ora, quando Tucidide 300 anni dopo dice lasciate perdere i poeti, loro parlano per il diletto delle persone, cioè sono romanzi di intrattenimento in altre parole, dice io invece racconto la verità, sì, dice una cosa importante perché detta diciamo, le regole e il metodo della storiografia moderna che noi ancora oggi seguiamo, però si sbaglia perché se voi uscite in strada e fermate 100 persone e chiedete sa chi è Omero o sa chi è Tucidide, vedrete che sono molti di più quelli che almeno hanno sentito nominare Omero. La narrazione nasce come narrazione di fatti e di eventi, non nasce come descrizione di se stessi, come specchio dell'autore. L'autore non appare, l'autore è dietro i suoi personaggi, è dietro alla vicenda, è dentro anche, ma il tema non è lui, come in tanta letteratura corrente, no? Non è lui. Ecco. E quindi io ho voluto seguire questo tipo di traccia, no? Poi ci sono i giganti e ci sono le persone molto più umili, ma la sostanza è questa. Poi 36 secondi.